Cari guardisti, buonasera. Nuovo servizio video articolo tecnico Triton 400 Outback 4x4. E comunque vi prego di considerare generalmente come ripristinare il 4x4 in caso di rottura dell'elettronica dell'attuatore elettrico del 4x4, cioè del motorino che è solitamente posizionato sul differenziale anteriore e eventualmente in qualche mezzo potrebbe anche essere posizionato sull'attacco dell'albero di uscita del cardano anteriore dell'albero di uscita dal blocco motore, o è qua sul differenziale anteriore o è all'uscita dell'albero del blocco motore. Uno dei due casi solitamente comunque è posizionato sul differenziale. Allora, quello che ci è successo: meno 4 giorni alla partenza per l'ultimo grande raduno su neve, il raduno di Monte Campione. La nostra centralina elettronica ha avuto un fallimento. Noi non usiamo mai 4x4, ma proprio mai, cioè è una roba allucinante. Ogni tanto lo mettiamo dentro, io ogni tanto lo inserisco, ma sinceramente non inserisco più per sicurezza che nella realtà quando serva, insomma, mentre vado c'è un passaggio, pisci dentro 4x4, ma i passaggi facendoli sempre di acchito, non è che 4x4 abbia poi una grossissima influenza, vado su d'acchito e vado su, non mi accorgo quasi neanche se c'è 4x4. Allora, comunque in questo caso la nostra centrale elettronica si è bruciata una resistenza, quindi noi controllando prima del raduno di Monte Campione abbiamo notato sul cavalletto che benché sul cruscotto vi inserisca l'indicazione del 4x4, questo ve lo possiamo anche far vedere. Qua, guardate che quasi su tutti i mezzi è così, quindi non crediate che voi, avendo un mezzo diverso, e quando avete il 4x4, il 4x4 si è realmente inserito. Ecco, adesso vedete, il mezzo è in 2x4. Abbiamo inserito il 4x4. Scusate, ok. Adesso il mezzo è in 2x4. Pulsantino in 2x4. Schiacciamo il pulsantino. Avevamo un lock inserito. Schiacciamo il pulsantino 4x4. La centralina elettronica informa dall'impulso al display che sia in 4x4. Mettiamo il lock e addirittura ci segnala anche l'avvenuto bloccaggio del lock. Signori, tutti i mezzi che hanno l'inserimento elettronico del 4x4 purtroppo funzionano in questo modo, cioè solo i mezzi che hanno l'inserimento elettrico del 4x4 vi segnalano solo se il 2x4 e 4x4 sono realmente inseriti. Quelli con l'inserimento elettronico, la centralina invia al display il comando che lei ha dato disposizioni per inserire 2x4 4x4. In questo caso è stata la resistenza che comanda l'alimentazione del motorino, per cui la scheda elettronica dà le informazioni al comando del motorino, ma il comando del motorino non invia energia al motorino, di conseguenza il motorino non gira. Non fidatevi, quindi non date per scontato che sul vostro mezzo, quando sul display appare la scritta 4x4, nella realtà le 4x4 siano inserite. Guardate che tantissimi quaddisti vanno in giro pretendendo di avere 4x4 funzionanti e non ce le hanno, ma neanche per le balle, e ancora di più pensano di avere il differenziale, il lock differential funzionante, e nella realtà il blocco del differenziale, anche per tarature meccaniche di montaggio e di assemblaggio, nella realtà non funziona. Quindi è sempre una buona cosa, con un po' di conoscenza meccanica, verificare il corretto funzionamento del tutto. Per far questo basta un cavalletto dell'azienda Oncroft, appena
appositamente studiato per i quad, lo alzate e verificate il funzionamento sia dell'inserimento del 4x4, basta far girare la ruota, posteriore anche a mano, e per il blocco differenziale basta far girare la ruota posteriore tenendo fermo una ruota anteriore. Se l'altra gira, il blocco del differenziale non è ovviamente inserito. Comunque vediamo noi, se è brasata la centralina elettronica, ormai ve l'abbiamo chiusa per cui fa niente, fidatevi. Allora abbiamo questo che è l'attuatore meccanico con il desmo del 4x4, l'inserimento 4x4 blocco differenziale, lo vedete? Ok, adesso una piccola spiegazione meccanica del funzionamento delle forcine del 4x4. Allora, in questo caso più o meno sono tutti così, però possono essere in angolazione diversa, in senso diverso le forcine. Allora, abbiamo la prima forcina di guida, questa, quella rivolta verso il posteriore del mezzo, del Triton Ancias 400, che muovendosi in questo modo, cioè verso la parte posteriore, vi inserisce le 4x4, cioè attacca il differenziale anteriore al cardano anteriore e quindi trasmette la trazione. Quando la trazione è trasmessa, il mezzo è in 4x4, l'altra forcina del cambio, andando verso l'esterno, il movimento è comunque molto scarso, va verso l'esterno e a questo punto è inserito anche il blocco del differenziale. Quindi il blocco del differenziale potrebbe anche essere inserito senza il comando del 4x4 inserito. Tuttavia, queste particolarità, il movimento delle due forcine è delegato al desmo del 4x4 del 4x4 blocco differenziale. Vediamo il funzionamento del desmo, che l'apertura di una forcina, la spinta di una forcina è sequenziale alla massima apertura dell'altra, quindi prima comunque il motorino girando, ruotando, vi inserirà il 4x4. Quando il 4x4 è inserito, andiamo a bloccarlo un attimo, quando questa, la forcina che guarda verso dietro è stata allontanata dal centro, quindi aperta, da qui in poi è tutto in punto di massima apertura, distanza dal centro, da questo punto in qua comincia la possibile apertura della seconda forcina che, allontanata dal centro, dall'asse del centro, permette il blocco del differenziale. Quindi non è meccanicamente che il blocco differenziale non possa essere inserito senza aver inserito 4x4, semplicemente questa possibilità di inserimento ve la dà la tipologia di desmo utilizzato dal produttore del vostro quadriciclo. Comunque, a questo punto abbiamo solo l'unica possibilità di bloccare meccanicamente il nostro selettore. Allora, questi sono due ingranaggini di rinvio che ovviamente togliamo dalle balle e abbiamo su ingranaggione. A questo punto abbiamo visto che in questa posizione abbiamo segnato, lui è in 2x4, in questa posizione inizia un possibile inserimento del 4x4, qui siamo certi dell'inserimento del 4x4, ormai la forcina è spinta lontano, e in questa posizione lui addirittura ha inserito il lock differential, cioè è la massima l'apertura di tutte e due le forcine. Allora, cosa abbiamo fatto? Dado da 25, un M4 per 25, punta del trapano a colonna, utilizzate un trapano a colonna, forate con una punta del 4 e poi procuratevi una punta del 4 e una punta del 3,5. Allora, sul punto di riferimento fate un foro esternamente del 4 sull'ingranaggio in nylon. Fate un altro foro del 4 sull'inserimento centrale del 4x4, cioè dove siete sicuri che inserisce il 4x4, e fate un altro foro su dove siete certi dell'inserimento del lock differential. Quindi questo lo vedete aprendo le forcine, come muovendo le ruote posteriori del 4. Lo vedete dal 1000 cavo interno. Qua. Quando vedete che si muove quella lì, vuol dire che il 4x4 è inserito. Quando sentite un altro scatto, vuol dire che avete inserito il lock differential. E comunque poi ci andate anche orecchio guardando come si posizionano e come allontanano o meno i movimenti delle forcine. Allora, a questo punto
brugolina del 4, testa 6, comunque testa poco influente, da 25, ne togliete via 3 mm con la mola, avete praticato un foro del 4 sull'ingranaggio che vi rimane e con la punta del 3,5 avete fatto un invito nel carter, nella plastica di, diciamo nel guscio di plastica che si attacca al carter, per la filettatura, si autofiletta se non volete filettare voi, se non l'avete comunque una punta del 3,5 poi si autofiletta da solo, e in questo modo, inserendo la vitina del 4, opla, quando arriviamo in fondo, poi a questo punto potete bloccare il 4x4 o il 2x4. Ovviamente la situazione è un pochettino complessa, perché poi avendo un raduno su neve noi saremo costretti anche a rimontare completamente la copertura esterna. Certo, lasciandola fuori così, in 20 secondi voi potrete commutare il 2x4 o 4x4. Ovviamente noi, se non ci arriva il pezzo di ricambio in tempo, cioè entro le giornate di domani, al più tardi, dopodomani parteciperemo al raduno con il 4x4 bloccato sempre inserito. Perché utilizzare questa vitina? Perché c'è sempre la possibilità, questo bulloncino, perché c'è sempre la possibilità che con le vibrazioni del motore, non avendo alcun fermo, il rinvio del 4x4 si sposti e quindi voi vi troviate senza 4x4, magari in un passaggio dopo 4x4 è necessario avere. Preferiamo quindi, se dobbiamo affrontare in questo modo meccanicamente, che creare un fermo del movimento del 4x4 per essere certi di avere il 4x4 inserito. Lock differential non ce ne frega niente, però sicuramente 4x4 su un raduno su neve riteniamo che praticamente da quando accendi il motore inserisci il 4x4 e non lo togli neanche, spegni in mezzo con 4x4 inserito. Signori dal ferro, da quadisti.it, una piccola chicca per risolvere una possibile rottura meccanica senza rinunciare in pochi giorni a un evento importante a quale volete partecipare. Spero di essere stato chiaro. Ricordatevi di questa procedura per qualsiasi quadriciclo voi abbiate. Se spaccate l'attuatore elettronico del 4x4, in questo modo meccanicamente sarete in grado di determinare voi la marcia che dovrà avere il vostro quad e non vi perdete il raduno, perché a quel punto, vabbè, lo sapete, picchiate dentro 4x4 e andate a fare il vostro raduno con 4x4, che sinceramente non capita nulla. Magari non scannatelo sull'asfalto in curva, perché non va bene, sforza la trasmissione. Se è estate, se è inverno, andate tranquilli che non cambia assolutamente niente. Signori dal ferro, squadra corse quadisti.it, una piccola chicca tecnica. Un saluto. Ah, volete vederlo in funzione? Che sennò dite come sempre che racconto belle e che la cosa non si può fare. Abbiate pazienza, perché devo fare il tutto con una mano. Quindi apportate l'attuatore in posizione 2x4, lo allineate, a quel punto allineate, lui calzerà con una mano sola, è dura, comunque, ok, è calzato e come vedete perfettamente allineato. Quindi siamo in 2x4, se giriamo le ruote posteriori vedete che il 1000 cave non gira. Lo portiamo in posizione 4x4, adesso però bisogna girare le ruote, perché sono 4x4 non entra, scusatemi un attimo, interrompo la quadratura. Ok, abbiamo portato in posizione 4x4 inserita. A questo punto vedete che il 1000 cave gira solidamente alla ruota posteriore. In questo modo avete ripristinato 4x4. Ah, signori, per controllare il livello dell'olio cambio, ove non ci sia una vite di regolazione del livello, quando voi tirate giù i semiassi, altro non fate che buttare dentro olio fin quando vedete l'olio che arriva a pelo del parolio. Quando l'olio arriva a pelo del parolio, raccomandiamo ovviamente sempre l'uso di 2DR Ripone, di D2R Ripone. Poi siete a posto, avete ripristinato l'olio del vostro differenziale anteriore. A questo punto basterà ricalzare la culatta superiore, chiudere con le viti
e sinceramente non, dall'esterno non si vedrà alcuna traccia del lavoro da voi svolto, se vi interessa far vedere che avete fatto, avete bloccato 4x4. E togliendo la culetta, portate in due, picchiate in due, avete fatto tre fori, quindi addirittura potete anche marciare con lock differential sempre inserito, ma vi ricordo che spaccate tutto, quindi queste azioni sono cose di fortuna che un quadista fa perché ci tiene una manifestazione. Il pezzo ormai l'avete rotto, quindi problemi non ce ne sono, e comunque vi consente in questo modo di utilizzare il vostro quad assolutamente lo stesso modo. Nell'eventualità lo spaccaste in fuoristrada, sappiate comunque che togliendo i due ingranaggini e girando il terzo ingranaggio siete in condizione di inserire 4x4 lo stesso, e quindi di uscire da situazioni dove magari siete andati in giro imprudentemente da soli e avete bisogno per forza di inserire 4x4, perché signori, l'attuatore elettronico si può rompere anche in un bosco durante un passaggio, un'escursione da soli, quindi avete questa possibilità. A quel punto non forate niente, semplicemente vi limitate a girare l'ultimo ingranaggio dell'attuatore a destra e a sinistra fino a quando non inserite 4x4, lo lasciate lì e lui sicuramente non si muoverà per qualche chilometro. Noi, dovendo fare un raduno magari anche di 60-80 km, ovviamente abbiamo fatto in modo di bloccarlo. Signori del Ferro, squadra corsequadisti.it, è tutto, e spero che di avervi lasciato una piccola chicca tecnica. Un saluto.